Amore, 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 stai calma. Poi non sono sicuro che sia una buona idea, eh. Onestamente. No, Fabio, guardami, ci tengo tantissimo. Sai cosa vuol dire che ci tengo veramente tanto? Va bene, tu guarda me. Non puoi sublimare il tuo desiderio di maternità comprando una roba pelosa tipo un cricetto o un barboncino. Chiaro? No, è perché mi piace l'idea di avere un amico animaletto in giro per la casa. Guarda con i lieti che bellini, bellini, però non prendiamo un animale di quelli che gira per casa, che si mangia le poltrone, che si attacca alla gamba dei nostri ospiti quando va in calore, che non perde il pelo dappertutto, che non sforna 3.000 cucciolini a ripetizione e soprattutto che non faccia versi strani di notte, perché io dormo. Questo ad esempio è bello, questo mi piace, questo sì. Oh, questo ma questo è un fermaporte, Fabio. Infatti, brava, tiene compagnia, è utile. Bene, io prenderei questo. Guarda i topolini, guardali, no, guardali. No, il topolino fa la cacca, il topolino fa la cacca. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Siete già orientati verso qualche tipo di animale? Allora, cerchiamo un animale docile. Sì, ma che non faccia troppo casino. Non troppo grosso, diciamo. Che non faccia la pipì dappertutto. Che non bisogna portare fuori ogni due minuti. E che non perde il pelo. Con cui si possa proprio giocare. Guardi, il negozio di peluche è in fondo alla strada sulla destra. Bellissima idea. Andiamo, bella, bella, bella. Amore! Cece, bellissima, si grazie, per dire. Grazie. Allora, lei signora cosa ci consiglia? Ma dipende, perché ogni animale domestico ha delle caratteristiche diverse. Prenda ad esempio le tartarughine. Per quanto le ricolmi di affetto e di attenzioni non verrà mai ricambiata. Allora no, eh. Oppure i criceti, però dormono tutto il giorno. Ah, se dormono tutto il giorno? No, 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 no. Però i criceti sono molto attivi durante la notte. Allora sì, almeno qualcuno di attivo durante la notte in casa c'è. Avete finito? Permalosino! Avete finito? Un pacchianino! E lei non ride, non è professionale. Dai! Amore! Adesso sentiamo per quale motivo noi dovremmo comprare un animale, sentiamo. Perché ne ho sempre desiderato uno, mia madre non me l'ha mai comprato. Avrà avuto le sue buone ragioni, Michelle, perché? No, perché diceva che i cani facevano casino in casa. Vedi? Ed era allergica ai gatti. È semplice. Allergica ai gatti, tua madre? Allergica, quando entra in una stanza dove c'è un gatto sta malissimo, lacrimano gli occhi, proprio si gonfia tutta, diventa rossa, sta male, è una cosa spaventosa. Spaventosa, fa schifo adesso con tutto il rispetto. Dai. Ma te si muore questa roba, bisogna stare molto attenti. Certo. Signorina, dica. Vorrei ordinare 3 gatti persiani pelo lungo. Facciamo 4, va, crepi l'avarizia. Consegna a domicilio, mi raccomando. Com'è l'indirizzo di tua mamma? Fabio, ho deciso lui. Che? Guarda che cos'è, che carino il nostro cane. Ciao. Ma se non si capisce neanche se questa è la testa o la coda. Ma dai, ci sta guardando secondo te adesso. Ma smettila. Bello, è bello, gli facciamo filettare la spina dorsale, gli mettiamo un bastone e lo usiamo per pulire per terra come lo scopettone. Ma dai, ma è tenerissimo. È bruttissimo. Guarda. No, lo sai, no, no, è, già, no, è carino, è carino. Lo mettiamo in casa davanti al televisore per appoggiare i piedi, sì. Vi piace questo barboncino? Tantissimo, è bellissimo. Ma ha visto il nostro settore abbigliamento per cani? No! Sì, abbiamo i cappellini, le mantelle, i cappottini. Devo vederlo assolutamente. Sei un cane bruttissimo, sai? No, non è utile che hai un alito pesante. Tu comunque non ci metti le tue zampine a casa mia, che mi fai schifo. Carino! Ma è suo? Che carino, eh? È suo? Certo che è mio, l'abbiamo perché stiamo, c'è il pedigree. Allora cerchiamo di capire la gene, se l'hanno... Venga, venga, non faccia... Hai visto che bellino? È troppo bello, tesoro. Ti piacciono le coccole, tesoro? Sì, un po' come il padrone, per dirmi che... Perché, scusi, è... Che bello che è, un batuccolo. Se ha pazienza glielo chiamo. Vieni, vieni, vieni. Che dolce. Oggi è una giornata... Magari quando si calma, se lei mi lascia gentilmente un numero di telefono, una mail... Arrivederci, grazie. Io gliela... Amore, stanco. Non ho ancora scelto, ma ciao! Michelle, ci pensiamo con calma, su! Per favore, Fabio, non fare così, su! No, Michelle, basta! Quel cagnolino tutto peloso di prima, pacciocchino tutto... Prendiamo quello, amore, no. È carinissimo! No, no,
Ma perché? Allora, ascoltami. Ascolta, Michelle, non ti nervosire. Ascoltami. Il cane è un essere vivente. Ma dura va? Tutta la vita, sì. Allora bisogna pensarci bene prima, per non pentirsi dopo. Noi stanotte ci pensiamo con calma e domani, se riteniamo opportuno, veniamo qui e lo compriamo, te lo prometto. No! Non domani, adesso! Michelle, non fare la bambina in giro che ti guardano tutti, eh? Ti prego, amore, prendiamo il pacciuchino cagnolino. Signora! No. Tutto peloso. Non sta dimenticando qualcosa? E cosa? Che cosa, signorina, cosa? Ce lo dica. Oh! È tuo. L'hai preso tu? Sì, eh. No! Adesso io sono la tua mamma, Agine. Ma che nome ti diamo adesso? Ma che nome ti diamo adesso? Potete... Ciao, ciao. Vado a te. Ciao. Papi, ho bisogno di un nome. Fido. No, Fido. Snoopy. Ma che Snoopy? Sforziamoci un attimo. Xavier. Fuffi. Cocco. Zorro. Oba, 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 oba. Ma chi è sta gente? Che non mi sono, scusa. Chi è sta gente? La grande Inter, chi è sta gente? Io non lo so. Come siamo banali! Apri un po' la tua cultura, scusa. IRPEF, ILOR, 740. Dai, un corri. Piccolo sforzo, su. Bello piccolo sforzo, cos'è? Indiano? Piccolo sforzo riporta grande bastone. Infatti, come smettila. Piace. Smettila. Dunque. Ma no, il muso nella brioche. Non può, me la dai, ma col muso malato, chissà dove l'ha messo. Brioche! È bellissimo il nome brioche, amore. Vediamo. No, non gli piace. Però brioche è bello, eh. Vero che bello, amore? Sì. Ciao, brioche! Ma ciao, amore, un della pitbull. Mamma. Quello è un cane da prendere. David, vieni qui. Ho gli occhiali. No, non guardarmi, no. Sono i miei questi biscotti, no. E non annusare. Ognuno ha le sue cose in questa casa. Io i miei biscotti, tu hai i tuoi. E no. Basta. Il nervoso mi fa venire... Fabio, ho sentito abbaiare, cos'è successo? Ma no, qui è Ciambella che insiste, brioche. Vuole i biscotti. Quello che è, Ciambella, brioche, comunque vuole dei biscotti, è un controsenso. Si chiama brioche. Daglieli, scusa. Ma che daglieli? Se mi dice sempre di non dargli le cose che mangiamo noi, che lui c'ha il suo cibo, ma perché? Sì, ma Fabio, questi sono i suoi di biscottini, eh? Non vedi che c'è il gatto sulla scatola? E sono buoni, sono fatti con tutti gli scarti degli animaletti, e le unghiette, la pellicina, l'intestino, e non indica vero che sono i tuoi, vero brioche? Però se no il papà se li mangiava tutti. Eh sì. Vediamo se ti piace questo qua. Ti piace? Amore! Mica tanto, eh? Allora, vediamo qua. Questo ti piace? Ah, ti piace di più questo qua, eh? E sì, amore! Ma che regalo mi hai fatto, amore! Bello! Un cagnolino! Devo prendere, per bello! Bello, amore, bello. Dio, che bello. Ciao. Ciao. Che tenero, grazie, amore mio. Hai visto, mi ha dato i bacini. Guarda che mi dà i bacini. Certo, non sarà facile condividere proprio tutti gli spazi con Cornetto. Brioche, qui, però... amore. Scusa, brioche. Certo. Che hai fatto degli sforzi incredibili. Non volevi il cane in casa, l'hai fatto per me, amore. Per te, amore. Sai che apprezzo tantissimo. Grazie, amore. Grazie. Però lo sai come si dice, vero? Cosa? Nessuno fa niente per niente. Dai, amore. No! Che? Fabio, c'è brioche nel letto, non possiamo. Se ne frega di brioche, lascia che stia lì. Ma no, che se ci guarda dopo viene traumatizzato. Mi traumatizzo io se non faccio certe cose. Dai, lascia stare le brioche. Ti prego, amore, non ce la fai. Sì, che ce Fabio, la fai. Basta! Amore, vedi che deve fare la pipì. Dai, ma che vieni pipì? Con la mamma, che diciamo Michelle, che basta questo cane. Michelle. Andiamo a fare la Michelle, pipì. Metti giù sto cane. Metti giù quel cane, Michelle. Michelle! Allora, guarda che te lo avveleno, eh. E che cos'è? Ma porca miseria, per sto bruco col collare. Posso volte un paio di orecchini. Cos'è sta roba qui? Ma senti che puzza che fai, ma dove lo tieni, mamma? Ciao, amore.
Bon, vado a dormire, amore, buonanotte. Notte. Cosa stai masticando? Patatone. Oh, amore. Oh, il mio amore. Michelle. Ma guarda, che? Mi ha fatto la pipì sulle ciabatte, dai. Fabio, dovresti essere contento, un segno d'affetto, eh? Contentissimo, sono contentissimo, lasciamo perdere. Ma le ciabatte del papi, ma sei matto, sei un birichino, no. Guarda che lui si arrabbia, e non si fa, amore. Michelle! Che? Ma guarda, mi ha fatto la pipì sulle scarpe, sul giubbotto, altro che affetto, questo è innamorato di me! Ma poi da lì come fa? Cos'è un mirino di precisione? Cos'è il cecchino dell'orina? Che cane è? Amore, ma non si fa. Ma da dove esci tutta questa pipì? Allora, visto che ci scambiamo l'affetto, adesso ti faccio pisciare sotto dalla paura. Fabio. Brutto cane. No! Perfetto. Buonanotte! E non ti sei spaventato per niente, vero? Ma ciao! Ciao! Tutta calda. Che cosa? Che? Amore, è il mio amore, è venuto a stare con noi. Michelle! Hai visto? Ho visto, l'ho sentito. Sei geloso del papi? Sei geloso, vero? Sì. Dai, su. Però puoi stare qua con noi a fare la Ma che codoi, che senti che... Dai, amore. Ma dai, Michelle. Di ciao al papi, saluta il papi, ciao. Non papi. Lo voglio sentire il suo. Dai, dai. Ciao, papi! Michelle! Sa. Prova. Sa. Sì, pronto, signorina. Vorrei parlare con Michelle, per favore. Pronto? Signorina, che bella voce che ha. Da quanto tempo fa la centralinista? Non me la passi, Michelle. Fabio! Oh, Michelle, ciao. Fabio, è possibile che riesci a fare il cascamorto anche con le centraliniste immaginarie? Ma no, amore, che mi basti solo te, figurati, rimani un attimo in linea. Centraliniste? Ah! Come si Fabio, vestita? Basta! Bella, ma scherzo, amore. Dai, non puoi essere gelosa di una centralinista immaginaria. Dammi un bacio, dammi un bacio, dammi un bacio. Ah! Aia, perché? Per la centralinista. Ma non esiste la centralinista, amore. È gelosa. Mi hai tradito col pensiero. No. Sì. Centralinista. Dai! Hai paura? No. La prossima volta il film non lo scegli tu, hai capito? Michelle, ma non puoi avere paura di queste cose. Michelle, non ha più paura nessuno di sta roba qua. È solo un film. Cretino sei. Barbontini. No! Michelle! 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 Ma guarda! Basta! Basta! Cosa c'è? Ma come cosa c'è? Guarda cosa ha fatto quel coso lì! Bignè, le mie calze! Si chiama brioche. E poi che cosa sarà mai? Sono pure brutte, dai! Non è questione di calze! Si è mangiato metà del mio armadio, camicie, giacche, pipì dappertutto! Ha fatto un focaccione così sulla mia cravatta! No, amore, non si fanno queste cose! Il papà si arrabbia se gli mangi i calzini, tesoro! Non puoi parlargli così, se no non ubbidisce! Non ci arriva! Ma cosa stai dicendo? Non capisci niente di psicologia dei cani! Certo. Devi essere buono con loro, non cattivo! Mm-hmm. Vero, amore? Dice? Certo! Guarda negli occhi la mamma, questa cosa non la devi fare più, ok, tesoro? Adesso guarda negli occhi Mr. Freddy e dimmi se va bene. Non lo devi più fare! Via! Scappa! Vai via! Schifoso di uno schifoso! Castigo! Das ist nicht gut! Geh weg! Setz! Scheiß nochmal! Es ist auch nicht möglich so etwas! Schau, was du gemacht hast! Pugno di ferro, bravo, così.
Un cane distrutto nel morale, bravo. Sì, certo, mamma. Sì, stiamo bene tutte e tre. Ma no, non sono incinta. Ti stai sbagliando. È brioche il mio amore. Sì, te lo passo? No, dai che te lo passo. Aspetta, Salutala, nonna, amore. Salutala. Di. Ciao, ciao. Ma che amore, l'hai sentito? L'hai sentito che ti ha salutato? Che birichino, mi ha fatto la pipì addosso, amore! Un giacchini! Cosa? Oppala! Sì, aspetta che te lo passo, Opala. Aspetta. Vuole parlarti mia madre. A me? Sì. Boh, non lo so. Pronto? Lo so, è andata, sì, ma sì, lo so. Ciao, amore mio! Ormai è lanciata verso... il delirio, sì. Sì. E non so cosa fare. Proprio verso la follia, sì. Io un barlume di lucidità lo vedo ogni tanto, la mattina. Mi guarda, sembra che capisca, poi improvvisamente il vuoto. Ciao, ciao, ciao. E come facciamo, signora? Bisogna portarla da uno bravo. Ma sei il mio bebè. Spenderemo quello che c'è da spendere, anzi, io proporrei una pace, insomma. Cerchiamo di mettere da parte i vecchi rancori, le ruggine, concentriamoci sulla malata di mente qui, No, ma la deve vedere una cosa. Questo cane ci ha rovinato la vita. Amore, ci piace. Ma secondo lei non ho provato con la polpetta avvelenata, è la prima cosa. E com'è andata? L'ha mangiata, me l'ha rifatta uguale sul divano, identica poi, E deve avere lo stomaco di ghisa, non so. Oh, siamo stanchi, Sì, si vede. Allora si dà tanti bacini alla mamma prima di andare a letto. Dai, bacino. Intanto la mamma è da una settimana che non dà neanche un bacino al paparino. E poi dormiamo stretti stretti nel lettone, vero? No, scusa, Michelle. Vero? Michelle. Che? Io non dormo con quella bestia nel letto, sia ben chiaro. Perché Perché non vuoi dormire con brioche? Perché puzza. Ma cosa stai dicendo che sa di borrotà? Borrotà che è andato a male, Michelle. Ha le pulci, puzza, sbava, mi fa schifo. Cosa ha detto il papotti? Che cattivone che è, vero amore? Andiamo a farla nanna. Dai. Michelle, escludo categoricamente di dormire insieme a quella bestia lì in un letto. Non ci siamo capiti. Ma hai ragione, amore. Oh. Quel che è giusto, brava. Vero amore? Sono una persona matura, brava. Oh. Brava. Andiamo a farla nanna, via, dai. Notte. Dai, Michelle, su, no? Lo possiamo mettere in un... Apriamo un tavolo di discussione. Michelle, non posso stare da solo sul divano. Dai, ho bisogno d'affetto. Non posso star qui solo. Hai ragione, Pagino, scusami. Buonanotte. Buonanotte. Michelle! Bisogna farlo vedere sto cane, dai, è bucato! Ma non può dovunque mettere una mano... Ma senti, ma cosa beve? Cos'è che beve? Il brodo di Cappone? Ma senti che roba! Buongiorno Cece, ciao tardi. Amore, devo andare. Buongiorno, scusa, amore. Dimmi. Hai visto Briuscino? No, non l'ho visto, è tardissimo, cavoli, devo andare. Sai che abbiamo lasciato la porta aperta, mi sa che è scappato. Dispiace, però tornano i cani, vanno e tornano. Ciao, devo andare. Ascolta tesoro, è importantissimo. Dimmi. Ma se lo vedi? Sì, chi? Briuscino. Ah, sì, scusa, va bene. Lo chiami, me lo mandi. Lo chiamo e te lo mando alla mamma. Oh, sì, amore. Mi ami? Ma tantissimo, più di tutte le cose del mondo. Quanto? 16. Ciao. Sì, va bene, ciao. Se puoi entrare, ciao. Ciao. Briuscino. Vieni dalla mamma. Vieni che c'è la Briuscina. Amore.
Dov'è Brioche? Dov'è Brioche? Cosa ne so dov'è Brioche? Sempre a preoccuparsi per quel cane. Cane, un bruco, non cane, un bruco. Fa far tardi in ufficio, porca miseria. No! Brioche! Brioche! Bello! Boh, è andato, è andato. Ne compriremo un altro. Stasera ne parliamo con Michel. Fabio, ha schiacciato il mio cane? Non è che ha schiacciato il cane. Ma che le avevo regalato uno di questi carini, questi che vendono, sembrava un tipo bruco, presente? Barboncino, Fabio, era un barboncino nano. Molto, molto nano come barboncino. Era così carino. Ma che carino, sembrava un criceto. Col collare, una specie di un cocciante da grembo, sai, di questi che pisciano dappertutto, fra l'altro. Era accocciato davanti al garage. Fabio ha fatto marcia indietro e è rimasto sotto. No, è che dallo specchietto non l'ho visto perché è proprio era piccolo come cosa come ridi? No, ho capito, ma che cosa ridi? No, scusa, che sono passato proprio sopra col fuoristrada a vedere un mucchietto di pelo con queste zampine, dispiace. Ma dai, avanti, ma, no, ma, Michele, cosa devo fare? È più forte di me, la risata nervosa, nervosa, anzi. Ma perché non vai avanti a inferire, no? No, no, siamo tutti d'accordo che è una grandissima disgrazia questo che è successo al povero cane. Sembrava un hamburger. Rasta. Ma la vuoi smettere? Michel, ma dai! La... Ah, sì, tra l'altro stavo pensando, perché non facciamo, mettiamo in un menù, lo chiamiamo Big Marley? Ma perché non vai a via! Vai via, mi fai schifo! Ma dai, ne compriamo un altro! Era un po'... Michel! Dalla su, su. Fabio, me l'avevi promesso. Non mi ricordo, Michelle. Non posso comunque star via un mese ininterrottamente col lavoro che ho, lo sai. Guarda, dai, che non sono impazzita, eh. Si parlava d'America. In America non si va una settimana, poi si prende il biglietto, si ritorna, poi ci si ritorna ancora. Michelle, allora, ho i contratti, lo sai, ho tanto lavoro, è la vita, non posso. È 7 anni che sento la stessa musica, i contratti, la società, e gne gne gne, la vita, le cose, dai. È così, Michelle, è inutile arrabbiarsi se è una cosa sai che non posso realizzarla, dai. Insomma. Fabio, sai cosa succede a una donna che sta vicino a un uomo che non mantiene le promesse? No, cosa succede? La donna si lamenta, insiste, poi piange, poi chiama le amiche, se ne fa una ragione si calma. Brava amore, brava. Poi va con un altro. Michelle, è un ricatto? Perché se è un ricatto non è leale. Si levi? Se la vive. Dai, va bene, dai, ci provo. Sposto gli appuntamenti e andiamo via un mese. Giuro, ah, giuro. Giuro. Scusa, senti, ma non ti annoia vedere il calcio? Un po', ma sai com'è, sono la moglie dell'arbitro. Ma va? La moglie dell'arbitro? Piacere, Sandra. Michelle, piacere. Ma com'è essere la moglie dell'arbitro? Beh, non è tanto semplice. Siamo sempre detto. Oh, 2 ore per pisciare una roba. Ma come farlo? Arbitro di... Pensa te. Certo, è cornuto anche, cornuto. No, non sto scherzando, perché se dicono in tutto il mondo che l'arbitro è cornuto, ci sarà un fondo di verità. Grandissimo. Bravo! Un altro l'ha fischiato. E se intanto tua moglie a casa... No! Signora, cosa vuole che faccia? Vuole che fanno tutte le mogli degli arbitri in vita, postini, i
ma cosa vuoi che gliene frega la signora? Piacere, Sandra Martinelli. Piacere, piacere. La moglie dell'arbitro. Infatti Martinelli come... Come l'arbitro? Bravissimo, eh. Devo dire che... ci ha fischiato il rigore contro. Ma ha fatto bene, perché uno coraggioso. Devo dire che è proprio preciso. No, ragazzi, è giusto. Quello che è giusto è giusto. Il marito della signora ha avuto un gesto di coraggio. Bravo, condivisibile. Ce lo meritiamo tutto. Bravo, molto bravo. Bravo, bravo così, bravo così. Sì, sì. Ma chi sei? Bravissimo! No! Michel, senta! Questo è buonissimo, il panino più buono del mondo. Non puoi non prenderlo, è un rito proprio, anche da bere, grazie. Ce l'ha un panino integrale, scusi? O con le verdurine, le zucchine, i pomodorini? Basta che non sia di provenienza straniera. Dov'è che si rifornisce, scusi? Michel, prendi questo con la salsiccia, è buono, non ce l'hanno integrale. Ma sai cosa mettono nella salsiccia? Di tutto, gli scarti degli animali, le unghie, i denti, la pelle, qualunque roba. Scusi? Ce l'ha un succo di carote oppure un po' di carne bianca? No, frutta? Ma perché non vende un po' di roba sana? Ma perché non se n'è rimasta a casa sua? Sembrava bravo. È pieno di trattamenti, sembrano tutti belli. Te cosa dici? Perché non fai questo, amore? Questo qua? Bellissimo. Sì, sicura? Ti è piaciuto il massaggio a quattro mani? Molto. E allora fallo, fidati. Va bene, signora... Tu lo vuoi fare? No, l'ho appena fatto. Faccio mi dica? Solo. Vorrei fare un'irrigazione del colon, per favore. Come le sapete fare voi, eh? Va bene, vado subito a preparargliela. Okay. Contento. Grazie, eh? Tranquillo, amore. E aspetti qua? Sì, ti aspetto qua. Ok. Eccolo! Pronti? Pronti per l'irrigazione? Amore! Com'era? È tutto bello irrigato il colon, amore? Sei cretina! Pupurupu, tutto il colon irrigato! Non mi toccare, va bene? Bello pulito! Massaggio a quattro mani. Amore, vieni qua da me. No, vai via! Vieni, amore. Vai via! Ma che schifo è! Amore! Con quello che paghiamo ci dà, ma cos'è? È il carcadè! Cos'è, un pesce il carcadè? Sembra di leccare il ponte di un peschereccio. Dai! Come dai? Senti che roba! A proposito, com'è andata oggi con i chakra? Ecco, cosa sono sti chakra che mi toccavano tutti? Sono i centri energetici che presiedono tutte le funzioni organiche, psichiche ed emotive. Per esempio, il chakra del cuore, se è chiuso, potresti far fatica ad amare, ma ad emozionarti, ma ammalarti. Ma io non mi ammalo perché ho fatto la revisione del chakra. Ho visto le convergenze e ho messo a posto anche tutte le... Tu? Io ho fatto la riflessologia plantare. Amore, bellissimo, eh? Sai che ti fanno un massaggio e ogni punto del piede corrisponde a un punto del corpo del cervello? Pazzesco. Non è che per caso ti hanno toccato la ghiandola che stimola lo shopping, no? Perché sai, poi le carte di credito li bruciano, eh? Amore. Perché non provi? Vestiti. Ah, però. Gioielli. Ah, beh. Casa! Signora, mi sblocca qui tutta la situazione. Porca miseria, casa. E il tuo? Cosa? Il tuo chakra te l'hanno messo a posto? Proviamo. Marco, guarda che siete ancora in tempo a ritirarvi, eh? Non credo proprio, caro. Aggressivi maschietti oggi, eh? Forse è meglio che andate a casa voi prima che vi facciamo tanto. Ma per favore, è una racchetta nuova. Hai visto? Bella, eh? Carbonio, ultraleggera, manico stretto, impugnatura comoda, molto maneggevole. Sembra il prolungamento naturale del mio braccio. Tra l'altro... un ottimo odore. Senti, quando hai finito di limonare con la tua racchetta, basta che lo dici, così iniziamo. Hai ragione, basta preliminare. Wow. Fabio, allora!
scusa tesoro, non l'ho vista. 1-0. 15-0, ok. 1-0, Fabio. 15, Michelle, il tennis si va di 15 in 15. Ah, perché è un punto a 15? Certo. E quanto cosa si pensavi? Vince, scusa? In teoria 60. In pratica, però... quando sei a 40 e fai un punto, vinci. Eh sì, a 40, ma se un punto vale 15, come fai a vincere? Michelle, ti spiego, i punti sono 0, 15, 30, 40 e gioco. Però se fai 40 pari, non dici 40 a 40, dici parità. Parità? Aspetta. Sì, okay. E poi fra l'altro, ad esempio, se vai sul 30 pari, non dici... parità, lo puoi dire solo sul 40 pari, lì dici 30 pari, invece sul 40 puoi dire parità, sei autorizzato. Poi quando siamo in parità e fai un punto, non si dice, che ne so, un punto in più oppure 60-40, bravo, ma si dice vantaggio interno, vantaggio esterno, dipende da chi sta servendo che ha fatto il punto. È chiaro, ad esempio, se serviamo noi e rispondono loro è vantaggio esterno, ma se serviamo noi e facciamo punto noi, quel punto è vantaggio, dillo tu che hai capito. Pari. Ma che pari? Pari, scusate. È vantaggio interno. A quel punto fai magari un altro punto e lì diventa gioco e si cambia servizio. Dai che sempre. Su, dai. Marco. Sì. Sì, sì, sì. Riparto perché non sapevo i punti. Così batto un po' più piano. Vantaggio esterno. Sto. Cosa fai col block notes nelle mani? Scusate. Amore. Buongiorno, mi scusi. Senta, io stavo cercando quel film bellissimo, quello di quell'attrice, come si chiama, la cosa, dai, la cosa che stava insieme a Cosa, che poi si sono lasciati, si ricorda che avevamo fatto questo film bellissimo con quel regista, dai, che era morto poi, e poi c'era un'altra attrice che praticamente doveva divorziare, però nella finzione, e poi ce n'era un'altra, sa quella che poi ha fatto anche il seguito del... il cannibale. Ah, sì, ho capito. Mi dispiace, l'abbiamo noleggiato ieri. No, è fuori. Non so chi è più fuori qui, Michelle. Amore, perché? Come amore? Quello, lui è morto. Non ha capito, te l'ha detto così per dire. Dai che andiamo, su. Ciccio, allora... Coso e Cosa sono Nicole Kidman e Tom Cruise, che insieme hanno girato Eyes Wide Shut, il film Testamento di Stanley Kubrick. Quell'altra Meryl Streep che in Kramer contro Kramer divorziava da Dustin Hoffman, Oscar per entrambi. La tipa bravissima è Julianne Moore, che ha fatto anche il seguito del Silenzio degli Innocenti. Sì, il film che state cercando si intitola The Hours. Nel 2002 ha ottenuto diverse nomination all'Oscar, ma l'unica che l'ha vinta è la Kidman. Bello il film. Però purtroppo l'abbiamo noleggiato ieri. Vabbè, comunque grazie mille, lo stesso, arrivederci. Salve. Ci vediamo domani. Quarto potere in originale, non ci posso credere. Michelle, non parlo una parola d'inglese, prendiamo un film in originale. Ho capito, amore, ma ci sono i sottotitoli, guarda. Bello, bello, così guardi il film e sotto passano le scritte, sembra la borsa di New York. Se volevo leggere, prendevo un libro. Mm. Voglio vedere delle immagini, rilassarmi, due popcorn. Metropolis di Fritz Lang, guarda qua, è del 1926. Sai che è pieno di effetti speciali? Ma dai? Sì. Nel 26 di effetti speciali, pensa. E cosa si vede? Una carrozza che sembra che si muova, spinta della gente che sembra che la spinga, un robot, dai, per favore. Amore, sai che ci sono delle volte che vorrei tanto che tu fossi come questo film? Cioè? Muto. Integrale della casa nella prateria. No, quella roba sdolcinata a casa io non la guardo. Dai, amore, vabbè, la guardo quando tu stai leggendo il giornale, dai. Oh, ma che ricordi, guarda, Laura, io l'adoravo Laura, era fantastica. Poi c'era Nelly, oh, quella vipera di Nelly, la odiavo. Nelly che tende i tranelli. Michelle, quando cresci, si diventa adulti, da adulti si prendono film da adulti. E questa roba qui è roba da bambini, a volte sembra che 9 anni. Cresci un po', Nelly, tranelli, Amore, guarda che arrivo. Questa è la lista delle cose da fare. Stamattina fare la spesa, comprare il vino, comprare la lampada per il tuo ufficio e pagare le bollette. Finire di rastrellare le foglie in giardino e fare la lavatrice. Poi oggi pomeriggio passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, sistemare la cantina, e queste erano le cose più urgenti. Poi ci sarebbe da riparare la tenda della doccia, aggiustare la porta del guardaroba, attaccare
staccare il lampadario nella camera degli ospiti, ti ricordi? E verniciare la porta finestra del giardino. Poi cos'è che c'era ancora da fare? Amore, è sabato. Lavoriamo tutta la settimana, non si potrebbe riposarsi un po'? No. Hai ragione, amore, scusa. Riposarsi un po'. Ma cos'è che c'era da fare ancora? La macchina, lavare la macchina! Ma come ho fatto a non ricordarmi? Ah, infatti, è tutta sporca. Me lo chiedevo anche io. Importante che ci sia riposarsi un po'. Sì, abbiamo tutto, eh? Sì, abbiamo tutto, amore. Tutto. Ci manca niente. Ok. Solo la serenità. Quindi, serenità. Ah, non t'ho detto, sai che ho incontrato Marco ieri? Pensa che mi ha detto che vuole tornare all'università. Piacerebbe anche a me tornare a studiare, sai? Che perché è uno stimolo nuovo, conosci gente interessante. Ragazzi. Invitiamo mia madre a cena domani sera? La invitiamo? Sì, ciao mamma! Allora per domani sera è tutto a posto! No! Sì, ci vediamo! Certo che Fabio è d'accordo! No! Anzi, entusiasta! Non è vero! Allora, ci vediamo domani! No! Ciao, mamma! Ciao, 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 ciao! No, amore, no! La vecchia cena domani, no! C'è la partita! Lo so, ho sbagliato, lo so. Ma ti chiedo il perdono. Non succederà mai più. Amore, senti, ma le chiavi della casa in campagna le hai prese tu? Ma non lo so, no, no. Ah no, tranquillo, tranquillo, le ho messe io. Brava. Nel cassetto del soggiorno. Brava, vero? Brava, credo. Brava, brava, brava. Ma per martedì ti sei organizzato, amore? Ma che? I biglietti del teatro. Ma chi se ne frega dei biglietti del teatro, Michelle? Ma dobbiamo parlarne proprio adesso, dai, ne parliamo un'altra volta. Amore, tu lo sapevi che il metatarso è un osso del piede? No. No, perché questo tizio oggi ha perso 100.000 euro in televisione sostenendo che fosse un animale. Ma pensa, guarda che a volte la vita, eh? Amore, che c'è? Non ti eccito più. Fabio, cosa fai ancora a letto? Dai, sbrigati che mi devi accompagnare in ufficio. Che ufficio? Dai! Ma è domenica. È domenica? Ma sei sicuro? Sì. Amore, è l'unico giorno che ho per dormire, porca. Scusa, amore mio, sai che non lo sapevo? Shh, tranquillo, dormi, non ti disturbo più. Tranquillo. Scusa, amore. Niente, niente. Pastorelle, giornali, pranzo da mia madre, poi tutti al centro commerciale. Dai, svegliati. No, 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 per favore, per favore. Dai! No! Cosa fai, amore? L'autopalpazione del seno, amore. Vuoi la mano? Dammi un attimo la mano, senti se c'è qualche bozzo. Qua? No. Qua? No. Qua? Niente. Aspetta, qua sul lato? No, c'è niente. Qua? Niente, niente, niente. Invece, scusa, dammi un attimo la mano. Senti qualche bozzo. Amore! Qui? Dai e vai, dai e vai. Posso dirti la verità? Amore, dimmi. Sto gioco è stupido e privo di senso. Amore, non mi stupisce che tu la pensi così, perché non ti do torto, è vero, a un primo impatto visivo il calcio è un pochino stupido, però lasciami dire che il calcio è anche un vero fenomeno culturale,
Sì, sì, cioè no, non guardarmi così, non ho un momento culturale per dire. È un fenomeno sicuramente edificante, aggregativo, culturale. Certo, se dovessi riassumere il calcio in tre parole direi senz'altro cultura, educazione e voi! L'unico che dobbiamo tenere, ma come ragioni? Ma parlate, presidente, ma amore che? Dai, con gente come te, dove cavolo andiamo? Me lo spieghi? Dove cavolo andiamo a guardare come sei ridotto? È un cretino, bravo, bello, bello, arriva. Vai a casa, che lo finisci le mani. Quanto siamo forti, quanto siamo forti. Amore, certo che sei strano. Perché? Quello lì prima lo picchi, poi l'abbraccio. Ma certo, ma abbiamo fatto gol, è normale. Prima lo volevo picchiare, dopo il gol, Gianni, il tuo miglior amico. È così. È così che funziona. Ma certo, perché il calcio è sport, lo sport è divertimento. Amore, il divertimento è calore umano. Lasciati andare anche tu. Lasciati andare, guarda, 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 guarda. Dai, che è lo stesso, dai. Dai che, amore, l'hanno annullato, Amore, molla il colpo, l'hanno annullato, lascia. Mi vuol mollare la mia ragazza, per cortesia, eh? Michel! Pronto? No, Michelle, non ce la faccio, sono in ritardo. Dai, sei qui a 500 metri. Aspetta, aspetta lì un attimo. Ho una chiamata sull'altra linea, rimani lì, sta buono, un attimo. Pronto? Oh, grandissimo. Ciao. No, senti, sento male, non posso parlare. Ho Michelle sull'altra... No! Come l'ha venduto? Non ci credo. E chi han preso? Eccala. E lo fa giocare a centrocampo. Classico, è certo. Abbiamo tre mezze punte, prendi un altro. E poi io lui non lo sopporto, mi sta proprio... Sì, è come uguale, fa la stessa fine, bravo. E certo, poi vado... Ti ricordi quando l'ha beccato quello lì? Con cinque in attacco. Oh, what the fuck? Dopo era stanco, per forza. Lo so, è chiaro. Regalino per Michelle. Dove ti metto? Dove ti metto? Ma per fortuna non mi regala mai niente. Dovevi vedere la cravatta che si è presa ieri. Oscena! No, non puoi capire. Sì, ti devo lasciare, ciao mamma, ciao. Papà,
Scusa, Michelle, questi 850 euro di officina? Vanno nelle spese della macchina. Ma va? Lo so, sono commercialista, ma perché? Che spesa è? Ho fatto il cambio dell'olio, tesoro. 850 euro un cambio dell'olio? Cosa ti ha messo? Olio extravergine d'oliva, spremitura freddo? No, amore, mentre mi stavano cambiando l'olio, hanno visto che il cosino dell'olio era difettato, allora me l'hanno cambiato. Mentre mi stavano cambiando il cosino dell'olio, hanno visto che anche il cosino dell'acqua era rotto, allora hanno cambiato anche quello. Vanno a cambiare anche quello, e poi con l'euro il prezzo dei cosini è salito alle stelle. Michelle! Che? Te l'ho detto mille volte, della macchina me ne occupo io. Quando vedono una donna in officina se ne approfittano. E lei insiste a portare la macchina. Oh, ancora questo luogo comune che i meccanici fregano le donne. Dai, questo? Amore. Questo, mi spieghi questo. 465 euro, stesso giorno, intimo da Maria Luisa. Com'è? Cosa ci fa nella lista? Questa è una spesa tua personale. No, amore, è no. Da dividere il 50% con le spese della macchina. Perché? Che ragionamento è? Cosa c'entra l'intimo con la macchina? Allora, tesoro, io ero in officina, guardavo tutti i meccanici che smontavano la macchina. In quel momento mi stavo annoiando a bestia, giusto? Certo. E allora ho pensato, giustamente, di andare a fare un po' di shopping. Mi sembra anche giusto. E quindi? Nell'attesa, tutte le spese... Michelle! Cosa... Allora, se ragioniamo così, ragioniamo così. Certo, fai tu. Scrivi. Lei ha 3 film in ritardo. Io? Quali? Gli episodi 1, 2 e 3 di Atlas UFO Robot. Lanciami le componenti, Goldrake d'acciaio. No, Gigrobo d'acciaio lancia le componenti. Goldrake ha la barda spaziale. Se non sai le cose, dai retta a uno che... Quant'è? 15 euro. 15 euro? Ah, piuttosto. Quando arriva a capitanarlo, per favore, me lo mette via, ci tengo. Grazie. E che cos'è? La casa nella prateria, tenga. E tutti gli 007. Oh, avete accumulato 2000 punti. Wow. Preferite i noleggi gratuiti o i regali premio? I regali? Ci sono i regali. Sì, sì, però aspetta. Che regali sono? Bello. Abbiamo l'astuccio di Silvestro e il giochino della Pemaia. Poi abbiamo le figurine dei Pokémon, abbiamo la pennuccia di Winnie the Pooh e la pallina di Spider-Man. Adesso, oggettivamente, a lei piacciono questi regali? Beh, sono carini. Allora, se sono carini, se li tiene lei, sì? Scusi, mi ridia Winnie the Pooh, eh? Scusa. Grazie, amore. Carino questo, eh? No, no, Michelle! Questo è un mercatino di roba usata. Si usa la roba vecchia. Questo è il mio giubbotto, cosa ci fa qui? Sentiamo. È vecchio! Non lo metti da 15 anni? Dai, sì, ma è il mio giubbotto. L'ho comprato con i miei risparmi e ho speso 300.000 lire. Sentiamo quanto lo vogliamo vendere, sentiamo. Massimo 15 euro. 15 euro? Ma sei cretina, sei. Quanto viene questo giubbotto? È nuovissimo, E 150 euro. Cosa? Certo. Ma sta scherzando? No, no. 5 euro vanno bene. Perfetto, no, no, 5 euro. Allora, almeno 80. 7 euro. 70 vorrei dire. 8. 50. Ah sì? 10. 45. 15. 40. Sì. Ciao. Ciao, bello. Ciao. Sto pezzente. Ma penso a te. Dai, dai, vai, guarda. Complimenti. Perché? Abbiamo appena perso 15 euro. A chi se ne frega? Caccia. Cosa caccio? 15 euro. Dovevi darti 15 euro per il mio giubbotto, ma stai scherzando? È la regola del mercatino. È la regola? Sì. È quell'uomo? Senta, gentilmente, quell'uomo con la barba, sì, senta, lo può prendere, scherzavo, 15 euro, è suo. Ma sto, ma penso a te, ma se, quel dito, se detto, ma sto creticegno, 15 euro, creticegno, ne ho anche di più, ignorante. Non vendiamo niente. Interessa un giubbotto seminuovo, 15 euro? Lei non ha capito l'occasione. Costa solo 50 euro, eh? Questo era di John Lennon. È troppo caro. Un regalo di Yoko Ono. Ma è troppo caro. Guardi che lui componeva, perché prima mangiava l'ovino, poi ha composto Imagine. Imagine. Imagine, per dire. È troppo caro. Vabbè, allora facciamo una cosa. Io glielo do per 40 euro, ma così proprio, eh? E posso dare 5 euro. Fatta. Salve. Arrivederci. Un porta uovo 5 euro. Ma chi siamo? Chi siamo? Yokono Imagine! Ma venga qui! È quel signore! È quel signore!
E quel signore un po' immobile, immobile. Michel! Non è la terrazza sul mare quella? Michel, porca miseria! Dai, muovi quella racchetta! Michel! Muovi la racchetta, prova a prenderla! Michel! Dai! Non sei mummificata, porca miseria, dai! Amore! Amore! No! C'è giocatore? C'è? Michelle, vuoi vincere, no? È uguale. Non è uguale, Michelle. Allora, giochiamo su Daniela, mi raccomando. Perché? Perché è scarsa. Dai, Michelle, dai che vinciamo, dai. Guarda! Così su Daniela, brava. Grande Dani! Complimenti, è proprio scarsa. È strategia perfetta, amore. Fortuna, è fortuna. Daniela, amore. No, vieni qua, amore, vieni qua, dai. Buongiorno, amore. Abbiamo fatto tardi ieri sera, Ciao, no, perché... Che ore erano? Le 2 più o meno. Strano, perché io alle 5 del mattino sono andata in bagno e non c'eri ancora. Alle 5? Mm-hmm. Allora sono state le 5, un ricordo un po' vago, amore. Un ricordo vago. Cosa hai fatto fino a quell'ora? Niente, birrette con i colleghi. Con i colleghi? Mm. Eravate tutti uomini, no? Sì. E chi eravate? Che eravamo adesso improvvisamente là, perché c'era appena cioè Fantini e De Paoli sicuro che presenti i due simpatici, c'era anche Rimberti quello. Mm-hmm. Poi? E poi Cris Tina. No? Cristianelli. E quello... chi è Cristianelli? Ma conosci Cristianelli? No, non conosco Cristianelli. Ma meglio perché Cristianelli è tutto. Mamma mia Cristianelli, tutto. Poi e poi Tini. Fantini e Deborini. Claudio. Deborini chi? Deborini, quello. Così. Deborini, quello riconosci subito perché è così. Tutto gonfio, un collo qui, con i baffi, un odore di maiale. Mamma mia, certo, meglio non conoscerlo, Deborini. E poi? E poi? Fabri e la Catiulli. La Catiulli. Mimmo la Catiulli, è uno tutto qui. Chi arriva tutto qui? E cosa avete fatto tutti voi maschi? Di un po', Di solite cose da pacche sulle spalle, gare di... Poi strette di mano virili, tutti a letto, verso insomma, l'orario che hai detto te. Io ho preso la mia bella macchina, sono venuto a caso, mi sono messo il mio pigiama, dal mio amore. E tu pensi che io sia scemo? No. Perché? Fabio, naso, orecchio. No, mi sono appena svegliato, per favore. Orecchio. Vabbè, c'erano due dell'amministrativo, brutte, tutte pelose. Fabio! Naso, orecchio, scegli tu. Naso. Michel, per favore, sono le 2 di notte. Puoi spegnere la luce, dai. Mi mancano 100 pagine, amore. Su, voglio finire il libro. Ma non puoi finirlo domani? No, perché voglio scoprire chi è l'assassino. Li ha ammazzati tutti l'avvocato per via dell'eredità. Buonanotte. Es ist wirklich nicht möglich, verdammt nochmal! Se ti fumi una sigaretta adesso, ti lascio. Vedi tu, tesoro, eh?
Dai, amore, una. Lo sai, fumo solo dopo il caffè, dopo aver fatto l'amore. Hai bevuto caffè? E allora non vedo il motivo per cui dovresti fumartene una. Ah, non vedi il motivo? No. Non vedi il motivo? No, no, no. Te lo faccio vedere io. Amore, amore. Tu guarda che fatica devo fare per fumarmi una bella sigaretta. Così impari. Ti ho fatto male? Tu respiro. Dai ragazzi, dai che è la volta buona, dai che me lo sento. Che cos'è questa cosa qua? È la sacca per la palla, non si sa mai se arriva, io tac la prendo, capito? Adesso no, giù viene fino qua su. Fidati, oggi ce ne sono due, tre scarsi, hanno il piede a banana, vedrai che prima o poi succede, me lo sento. Perché? Ma lo ricompriamo al supermercato. Ma compriamo cosa? Michelle non è uguale. C'ho la sacca. C'ho la sacca. Ci sarà un motivo. La sacca per il pallone. Mi dispiace. Hai ributtato il pallone in campo. Fabio, ero così felice che non capivo più niente. Cosa devo fare? Una volta che arriva il pallone in tribuna, me lo ributto in campo. Sai quante possibilità ci sono che ricapiti? Quante? Zero. Amore, guarda che ancora lì il pallone! È mio! È mio, lo sapevo io! È mio, lo sapevo io! Retto, scostumato! Amore, con gli anziani! Vecchio! Vecchio! Lascia! Che è il calcio, il gioco. Guarda, quanto amore. Che bello, guarda, non ci avevo pensato. Lei stava camminando nel bosco. E naturalmente non poteva sapere che lui la stava inseguendo. Oddio, che brutto! No, su. Un traumi, dottore, sono traumi grossi. Dai, coraggio. Le stava a una decina di metri. È una cosa terribile, a un certo punto si sente uno sparo e il cacciatore spara la mamma e lui rimane completamente da solo nella foresta. È una cosa tristissima. Sì, lo so. L'abbiamo visto tutti, Bambi. Bambi! Dottore, non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. Siamo stati a giocare a mini golf. Michelle è riuscita a perdere un quarto d'ora per ogni buca. Vabbè, ma perché parli di questo adesso? Perché è incredibile, Michelle. Cioè, sei scarsa in tutti gli sport possibili e immaginabili. È un fenomeno di dimensioni epocali. Un disastro in tutti gli sport. Vabbè, calmati, no? Poi il minigolf mica è semplice. Cosa? Non è semplice? Ma l'hai visto il campione italiano di minigolf? È un signore di 450 kg, tutto sudato, che fa fatica ad allacciarsi le scarpe. Ha perso con un bambino di 8 anni, più obeso di lui. Chiunque può giocare a minigolf. Il minigolf è uno sport per inetti, anzi l'hanno proprio inventato per farli sentire abili a fare almeno una cosa nella vita. Non è che esiste solo il minigolf nella vita, eh? Non è che un essere umano viene misurato in base al rendimento a minigolf, dai.
Non ho ragione, dottore. Ma veramente io l'ho visto il campione di minigolf. Ha pure l'enfisema. E un braccio più corto dell'altro. Beh, allora ditelo. Ditelo, no? Michel. Dai. Vai via. Lo trovo veramente allucinante. Chi lo dice? Non esiste più la solidarietà, la comunità, la gente che si vuol bene. No, se ne infischiano proprio. Brava, e purtroppo non è più come negli anni 70. Vogliamo dirlo? Lo diciamo? Ha vinto l'individualismo, ha vinto la voglia di business, di benessere personale, di soldi. Quello. È vero, non esiste più niente. Sembrava fosse cambiato. Sembrava. Poi adesso muore il tuo vicino di casa, non gliene frega niente a nessuno. È una cosa schifosa. Non ha alcuna importanza. Ma niente. Buongiorno. Buonasera, stop. E chi si è visto, ma nessun, non dico tanto, un minimo di senso di appartenenza ad una comunità. No, i soldi, quello è il nostro credo. È veramente triste, eh? Brava, triste. Hai detto brava, amore, triste. Lei, dottore, cosa ne pensa? Ma è sicuramente un discorso affascinante. Anch'io ho studiato psicologia perché avevo grandi ideali. Bravo. Ma purtroppo la nostra seduta è finita, sono 75 euro. Aiuto! Dun 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 dun. Cosa è questo aggeggio? Allora, innanzitutto aggeggio me lo va a dire in tutte le altre bancarelle. Questo è un oggetto d'arte, è vero? Arriva direttamente da Parigi, è dei primi dell'Ottocento e solo per oggi, attenzione, 500 euro non trattabili. Sì, guarda, a me non risulta che nell'Ottocento ci fossero delle lampade col filo elettrico. Senti, al massimo ti do 10 euro, ti va bene? È vero che c'è... contanti però. Contanti, ti va bene? Ok? Sì, fare. Ok, ciao. Ciao, bello, ciao. Patata? Vieni un attimo. Vieni. Ciao. Senti, ti ricordi a Parigi? Grande. Ti ricordi a Parigi quella lampada che ci hanno detto che era dell'Ottocento? Ci hanno fregato, pieni proprio. Ma quale? Quella che avevo fatto modificare l'allaccio elettrico? Cosa? Tu hai fatto modificare? Allora facciamo modificare le lampade e non diciamolo, facciamo le cose di propria iniziativa. A quanto l'hai venduta? Non è quello il problema, è il modo che... Gentilmente, quell'uomo con i baffi, senta, scusi, è un errore, scusi. Dai, amore, non stai facendo niente da un'ora. Aiutami, partecipa, su. Partecipo da 4 ore. Basta, andiamo a casa, sono stanco. Ma dai, che abbiamo un sacco di roba ancora da vendere. Ma non vedi che la gente non ne ha voglia, su. Questo lo dici tu. Va bene, allora, dai, chi vuole comprare questo? Un pastore rupestre del 74. Il cane tiene compagnia, non sporca. Questo andrebbe insieme, Oppure un bel coperchio inizio 900. Vedi, non basta. Ma per forza, non ci metti entusiasmo. Posso provare io? Sì, prova te, perdiamo altro tempo. Prova. Dai, te. Amore. Perdiamo altro tempo. Ehi, tu, vieni qua. Lo vedi questo peluche? È tuo. Oh. 2 euro ed è tuo, caro. No, a parte portalo quello... a casa. A parte questo è il mio canguro. Ma vedo un altro da signore. Ma che bella pettinatura che hai. Perfetto. Perché non ti porti a casa questo bellissimo gallo dell'Ottocento? Allora, signori, giù le mani. Amore, basta, sono smetti tutte di vostre, fare le cose. Michel, giù le mani, non avete una casa. Allora, dai, andare, via, portate veloce. Portate a casa tutto. Vergogna. Ecco. Grazie. Scusi, cosa c'è in questi fanghi? È vero, cosa c'è? Sotto questa pellicola di plastica c'è una soluzione a base di fanghi. Scusi, la interrompo perché magari poi ci rovina la sorpresa. Ci vediamo tra 50 minuti. Come? Tra 50 minuti. Buon relax. Grazie. No, cosa ridi? No, che 50... Signora, non ce la fa, non posso stare così 50 minuti, dai. Amore, rilassati. È impossibile, non posso calmarmi e rilassarmi così. Sembriamo due mummie, dai. Dai, senti che mi viene il prurito, mi prude tutto, aiuto. Tesoro, che nervoso, guarda che nervoso! Aiutami! Mi prude. Seria. Ma tutto questo effetto salutare. Oh, ma no, piuttosto. È ignifuga sta roba, non è che prendiamo fuoco. Mi prude, ma aiuto. Ma che è? Come ignifuga? Ignifuga. Ma sai che figura, domani sul giornale scrivono coppia trovata avvolta nel nylon come lo zampone bruciato. Dai, Fabio. Signora, aiuto. Guarda che ci verrebbero a salvare. Ma no, non sono tranquillo, dai, non sono tranquillo. Paura? Non ho paura, signora! Non ho paura, porca miseria, ma dai. Ti rilassi questi ultimi 50 minuti prima di una settimana di lavoro? Abbiamo pagato, eh. Appunto, pensa che cretina, abbiamo anche pagato questa roba qui. Signora, io la pago, esigo che lei mi liberi da sta cosa.
Cosa ridi? Oh, guarda, che coincidenza, è un ragno enorme. Mi sono calmato, non mi muovo più. Sono immobilizzato, sembra una scultura, mi sento. Che fai il gatto? Ma cavolo faccio a farti il gatto combinato così? Pure, amore. Non ce la faccio. Miau. Wow. 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 Non riesco a ridere, amore. Lo so, chi lo dici? Signora? Signora?